gli impianti eolici, operazione Eolo nel Trapanese, 8 gli arrestati, anche imprenditori e politici. A Palermo 7 arresti per traffico di cocaina, a Gela 32 ordinanze per mafia ed estorsione. Prima di carnevale verso la quaresima, tintinnio di manette, le urla delle sirene delle pattuglie, lo stridore delle sgommate, la Sicilia centro-occidentale a ferro e fuoco. Martedì 17 febbraio, la prima è l'inchiesta cosiddetta Eolo, il dio del vento. Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Palermo, polizia e carabinieri. Le grinfie della mafia sulle business dei parchi eolici in Sicilia, tra i finanziamenti e le opere dell'indotto, scavi, movimento terra e forniture. Le pale che catturano il vento, come i mulini di Don Quixote, e restituiscono energia. 8 mandati di cattura spiccati dal Tribunale di Palermo. In carcere tecnici comunali ed un consigliere di Mazara del Vallo, Vito Martino, che è anche presidente del Mazara Calcio. Poi imprenditori di Mazara e di Salemi. Poi Giovan Battista Agate, fratello del boss Mariano Agate. In manette anche l'imprenditore di Trento, Luigi Franzinelli, già segretario della locale CGL, a capo di società che hanno investito nei progetti eolici in Sicilia, è accusato di corruzione aggravata da mafia. Anche il sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, incontrando pochi giorni addietro il procuratore di Marsala, Alberto Di Pisa, ha ipotizzato interessi di Cosa Nostra sugli appalti eolici. Il secondo blitz, ancora la procura di Palermo e i carabinieri, 7 arresti per traffico e spaccio di cocaina e hashish. Le intercettazioni hanno svelato alcune frasi in codice. Quando lo spacciatore pretende il pagamento parla così, vieni dalla mamma. Quando invece si chiede la fornitura, portami a tua sorella se si tratta di una dose, e se invece sono due, portami i gemelli. Ed ancora, la terza arretata, la squadra mobile di Caltanissetta, 32 ordinanze cautelari per estorsioni contro alcuni commercianti di Gela.